Hey Cooch, ben ritornati dal vostro Antonio Incremantone in questo nuovo episodio di Platino Extreme. Neanche il tempo di cominciare che già il nostro rivale viene qua e ci fa la predica come ogni volta. Ehi Link, sei qui per vedere la storia del Pokémon, eh? Vieni, ti ci accompagno io. Sì, fammi però un attimo riassumere quello che è successo nello scorso episodio. Abbiamo sconfitto la capopalestra di questa città e ci siamo guadagnati la medaglia. Finito. Allora Johnny, qual è la statua? Questa? Ma cosa... Quindi è questa la statua Pokémon di Evapoli. Il legame indissolubile tra tempo e spazio è l'origine del nostro mondo. Nella regione di Sinnoh venerati sono i Pokémon del tempo e dello spazio. Il mito della regione di Sinnoh, la sua verità va svelata. Per favore, fatemi passare. Va bene, se ce lo chiedi con così tanta gentilezza. Non possiamo mica certo rifiutarci. Oh, ehi! Quando ci siamo scontrati sono stato colto da un lampo di genio. Ora so come diventare un grande allenatore in maniera semplice e veloce. Sì, è chiaro! Allora ascoltami bene. Assicurati che tutti i tuoi attacchi vadano a segno ed evita tutti quelli del tuo avversario. Ha scoperto l'acqua calda. Veramente a me adesso servirebbe taglio. Non ricordo però dove si prende taglio. Da questi vecchietti? No? Attenzione però! Io sapevo di non dover andare avanti per quella strada. Mi sono ricordato che c'era qualcosa che non andava qui, infatti. Ed ecco che arriva uno dei personaggi più importanti di questo gioco. E una delle MILF più importanti di tutto il gioco. Anche se non avrà neanche 30 anni. Oh, quel dispositivo, è un Pokédex? Wow, quanti ricordi. Oh, scusami, come ti chiami? Oh, ciao Link, cercherò di ricordarmelo. È un nome famoso, dai. Io mi chiamo Camilla, sono un allenatore come te. Da un po' sto studiando la mitologia dei Pokémon, così per curiosità. Qui a Evapoli c'è una statua di un Pokémon antico, l'hai già vista? Secondo la leggenda era un Pokémon davvero potente. Chissà, magari potresti incontrare qualcosa di simile mentre viaggi con il Pokédex. Oh, ci sono! Prova ad usare questa, ti sarà utile durante il viaggio. Ma grazie, la MN01. Che la fortuna sia con te, allenatore. Ah, un'ultima cosa, porti i miei saluti al professor Rowan, per favore. Che ci sia una tresca tra lei e il professore? Dovrò indagare. Ah, la imparano in tre, ma scusami, Ma vabbè, Masquerade l'ha imparata, ma siccome tanto Masquerade poi prima o poi lo poserò, impariamola anche alla Slave, che tanto è fatta apposta, l'ho preso apposta per usarlo come schiavo delle MN. Dunque, vediamo un po', qui non c'è nulla di qua, però ci dovrebbe essere qualcosa. Oh, però è bello l'edificio Galassia, Non male. C'è anche una X sopra, nel caso dovesse atterrare un elicottero, premi X e atterra. È una reference un po' particolare che non tutti coglieranno. Ehi! Dunque. Oh, attenzione! Oh no, ci hanno già visto. Ciao, sono io! Io? Ti ho messo paura, Maledetto. Ascoltami bene, questo edificio ha due scale. Una di queste porta dal Team Galassia e l'altra porta da un'altra parte. Quindi dobbiamo scoprire quali sono le scale giuste. Io, allora, vado. Ok, non... Togliti cortesemente di mezzo. Dobbiamo fare come abbiamo fatto col proprietario delle bici. Oh mio Dio, l'hanno ucciso! Ma scalzoni, non vi vergognate? Maledetti manigoldi. Ma dove devo andare? Ma devo affrontare tutti quanti questi farabutti, no? Allora, prima vado ovviamente di qua, che ho visto che c'è un oggetto lì. Metto davanti Simian, che almeno sta per evolversi, quindi... Da Monferno diventa un bellissimo Infernape. Poi perché Infernape? Infernape si dice inferno in inglese, come in italiano, quindi... Abbiamo un Squirtle e un Relicant, proprio due Pokémon che non volevo incontrare. Però con Relicant posso anche cavarmela. Vabbè, intanto Squirtle perde un turno, quindi... Ok. Ovviamente. Non posso biasimarlo, ma... Ok, ancora una volta. Riproviamoci. Ok, pugno rapido. Nessuno ha fatto protezione, ma... Ok... Squirtle è lentissimo. Eppure
non dovrebbe essere così tanto lento. Wow! Cavoli, un bel po' di punti sprecati. Gastrodon! E Magneton, vabbè. Quindi con Frappi faccio guarire Donato e con Morso elimino finalmente il fregatissimo Gastrodon. Oh, me lo fa di? Ok, è andato. Quindi sicuramente Magneton attaccherà Flappy con Scintilla. Proprio per toglierselo dai piedi, dice sai è meglio non rischiare, no? Con un volatile. Ed infatti se lo fa arrosto. Bene, abbiamo sconfitto questi due. Allora, sapete che faccio? Ok, non mi vuole affrontare stranamente. Mettiamo qui. Si mi anda avanti, così almeno si prende i punti e magari si evolve anche. Trovo dello zinco per la difesa speciale, se non sbaglio. Guarda il calcio. Il calcio per l'attacco speciale. Sì, per la difesa speciale. Oh, ok. Non vuole fare... Devo chiamarlo io. Forse è cieco. Ha detto lotterà ciecamente, quindi sì, forse è cieco. Credili, ok, non è un problema, assolutamente. A questo punto andiamo di qua. C'è questo qui. Tingalas sta cercando nuove fonti di energia per il futuro. Bisogna andare dove ci sono queste targhette, no? Però io vorrei sfidare un po' tutti. Quando avrà più esperienza si prenderà Pokémon più validi. Ma come funziona, scusa? Non dovresti avere esperienza con dei Pokémon già pronti? Boh, non lo so. Perfetto, al 36! Vai così! Zuffa! Wow, già al 36? E con Monferno che si evolve 3 Pokémon di 6 al loro stadio evolutivo finale. Baccanaca? Ok. Perfetto, quella che riduce le mosse di tipo terra, mi sembra. A questo punto posso anche togliere Infernape da davanti e rimettere il Duce. Mi chiedo che tipo di Pokémon ci possano essere alla palestra di Marzia, che lei è tipo lotta. Chissà cosa sarà diventata. Lo scienziato! Senti che... musica tutta quanta lugubre, strana. La nostra missione consiste nel mettere in atto gli ordini senza discutere. Il nostro capo ci guiderà per realizzare l'ordine del nuovo mondo. Ma l'ho sconfitto così facilmente. Oh, attenzione. Velocità X. Attenzione anche di là. È metal polvere. Ma questa stanza è particolarissima. Guardate tutte quante queste cose. Dunque, vediamo un po' cosa c'è da fare. Ah, vedo, vedo. Al lavoro per la pace nel mondo, ma non è vero. Ah, finché non le parlo nulla? Ok. Bacca figo. Questa è la bacca più figa di tutte, eh. Salve, lei? Ma che succede a Tingalassia? Perché prendono i nostri Pokémon? Cosa vanno macchinando? Un Baneri! E un Clefairy! Che poi Clefairy in realtà dice pipì, perché il nome giapponese è pipì, e quindi pipì. Che cavolo, io lo so. Certe volte fanno ridere, guarda. Ci sarà qualcosa? Ma che domanda sciocca, vuoi liberare i Pokémon? E va bene, ora te la vedrai con me, Giovia. Un'altra invasata questa. N, comandante. Ok, allora, la prima era... vestita, ok. Questa qui c'ha la gamba mezza scoperta. Se continua così vorrà dire che la prossima sarà mezza nuda. Perché prima una vestita, poi una con la coscia scoperta. La prossima verrà col petto scoperto, non so, il reggiseno, come deve venire. Che insolenza, allora beccati questo, poppante. Ecco, beccati questo, va. Attaccate. E poi ha un cloister. Insomma. Un cluster femmina, tra l'altro. Ha un Miltank! Ragazzi, qui stiamo andando oltre il ridicolo, eh. E la tua Zuffa è più potente che mai! Beh, per il livello a cui sei ora, ovvio.
Boom! E giù Miltank! Non ti preoccupare per le tue difese. Se sarà necessario ti cambierò. Ok, finita così. Perdere contro un allenatore giovane? La sbarataggine non ho letto perché va troppo veloce. Beh, sei davvero forte. Ma è lo stesso. La nostra ricerca ufficiale sulla statua del Pokémon è finita. Martes ha raccolto l'energia dell'impianto turbine. Qui abbiamo finito. Ti svelerà un altro segreto. Il nostro capo sta indagando sulle leggende dei Pokémon antichi. Con la forza dei Pokémon leggendari diventerà il dominatore della regione di Sinnoh. Ti suggerisco di tenerti alla larga dalle attività del Team Galassia d'ora in poi. Questo è l'ultimo avvertimento. Ho riavuto il mio Clefairy, di merito è tuo. Hanno detto Clefairy è venuto dallo spazio, l'accelo subito. Il loro ragionamento mi confonde, è come se i Pokémon venissero dallo spazio. Passa dal mio negozio di bici che voglio farti... dono di una certa cosa. Cosa mi chiedo io? Ma sono scomparsi tutti, non ho più nessuno con cui giocare. Ok, il signore ha detto che ci vuole fare dono di una cosa. Ecco la milfona che torna. Oh, eccoti qui, ti stavo cercando qualcosa di bello per te. Vorrei darti questo uovo di Pokémon, lo accetti? Oh, hai già 6 Pokémon, contenere spazio per questo uovo. Sì, va bene, dove mi aspetti? Qui mi aspetti. Ok, ho fatto spazio, sì, voglio prendere questo dannatissimo uomo. Ogni tanto si muove, si schiuderà presto. Buono. Beh, con la bici possiamo fare avanti e indietro fino a che non si schiude. Salve, allora, il segno della tua riconoscenza è l'ultimo modello di bicicletta. Ma questa bicicletta ha per caso le marce? Premi il pulsante B per cambiare marcia. In terza non è molto veloce, ma più facile da controllare. In quarta invece è molto più difficile. Ma non importa. Oh, ma scusa, questo signore qui ha un aspetto disorientato. Sì, va bene, cosa vuoi? Hai incontrato 113 Pokémon. Condividi esperienza. Wow! Utilissimo! Ehi! Diamolo subito a Donato! Oh yes! Perfetto! Vado con la bicicletta sulla pista ciclabile! Oh, wow, 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 troppo veloci, calma, calma! Ehi, non sei poi così male, ho vinto in 4 e 4, 8, in 8 e 8, 3. Capita? Cavoli ragazzi, ma qui già abbiamo Pokémon al 32, ma siamo matti? Sarà difficile allora la palestra, sarà davvero difficile. Ci vuole 10 ore per allenare la squadra a questo punto. Perché i Pokémon selvatici sono meno forti degli allenatori, quindi ci vorrà molto più tempo. Voglio dire, in genere il Pokémon selvatico sta 2-3 livelli sotto un allenatore. Ma qua stanno anche 7-8 livelli sotto. E in questa zona d'erba qui c'è un Pokémon importante che dovrei catturare. Perché mi mancavano... mancavano due Pokémon da scegliere per la squadra. A quel punto ho scelto un Gligar da far evolvere in Gliscor. E Gligar si prende infatti in questo percorso. Nelle zone d'erba di questo percorso. Ovviamente dovrò farlo evolvere di notte perché, vabbè, è un Pokémon che comunque si evolve solo di notte. Mando la Slave che ricarico il Duce. Il Duce deve fare per forza un attacco elettro. Non posso permettermi di perdere. Perché lui è drago volante, quindi l'unica cosa che posso fargli male con è l'elettricità. Buonissimo! Grande! Due hit! Bisciottato! Un altro Mens! Ma dai! Wow, brutto colpo! Bisciottato anche lui! Che fortuna! Abbiamo un Celebi, ma davvero? Ok, stiamo per finire il percorso della pista ciclabile. Lei cosa mi dice? Una bandierina. Un accessorio Pokémon. Ma se allora perché la bandiera devo metterla sulla bici? Scusami. Bah, non si sa. Qui abbiamo delle bacche, ma non mi interessano al momento. A questo punto prendo Gligar e termino l'episodio, anche se ci sono alcuni allenatori, se non ricordo male. Eccolo! Gligar al 18! Oh yes, oh yes, baby! Preso! Gligar è preso!
Oh yes, baby. Lo chiamo Smirnoff, che è una famosissima vodka, ovviamente russa. Eccolo qua. Insomma, diciamo che Smirnoff anche è, essendo nome russo, insomma, e i vampiri vengono da Transilvania, però insomma, avete capito, dai, su dove voglio andare a parare. Bene, cioè, allora vado a prendere Gligar, poi torno qui, sfido gli altri, però lo farò nel prossimo episodio, questo lo concludiamo qui, che è anche ora, direi. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, spero che il video vi sia piaciuto, nel prossimo però tornerò non solo con Gligar, ma con Gliscor proprio, lo farò evolvere. Basta che cambio le impostazioni dell'orario del computer e posso mettere che siano le 9 di sera, per dire. Ad ogni modo, io vi ricordo inoltre che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!